leggere, a fissare alcuni aspetti di questo lungo racconto della passione di Gesù, che occupa due lunghi capitoli del Vangelo di Matteo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'annuncio della passione attraverso il servo, questo servo misterioso che ascolteremo anche in questi giorni, se qualcuno può, invito veramente a venire tutti i giorni a messa, e ascolteremo poi i vari canti cosiddetti del servo di Dio che annunciano, a volte anche con dei particolari molto precise, scritte molti anni, circa 500 anni prima di Cristo, quello che sarà poi la passione di Gesù, ma quel Gesù che parte da Dio diventa, ci ricorda la seconda lettura, uno di noi, un peccatore, ma non un peccatore per, come noi, ma un peccatore per prendere su di sé tutti i nostri peccati e liberarci. Il racconto della passione è un racconto, come dicevo, molto lungo e che occupa la parte centrale, del nucleo centrale dell'annuncio del Vangelo. Matteo scrive per una comunità di ebrei convertiti al cristianesimo, quindi fa sovente anche riferimento ai brani dell'Antico Testamento che loro conoscevano, una comunità, probabilmente una comunità siriana, la comunità che ha bisogno sempre di essere aiutata a credere per non tornare indietro di fronte anche alle persecuzioni. Il Sinedrio aveva emanato un decreto che erano esclusi dalla sinagoga, quindi dalla preghiera, anche gli ebrei che avevano accettato il cristianesimo, la figura di Gesù Cristo, perché inizialmente gli ebrei, come anche gli apostoli, frequentavano sia la sinagoga dove loro erano cresciuti, dove loro avevano nutrito la loro fede, ma sia anche la fede cristiana, i momenti cristiani dell'Eucarestia. Abbiamo diverse figure in questo Vangelo, voglio solo riprenderle, e abbiamo, possiamo dire, questo brano ha due preludi: l'accordo tra Giuda e i sacerdoti, che Giuda decide di vendere Gesù, di consegnarlo. Stiamo attenti che nel Vangelo non è mai detto Gesù ha tradito Gesù, anche se tradere vuol dire proprio consegnare, però è un altro significato. E poi c'è l'istituzione dell'Eucaristia, come Gesù nell'ultima cena veramente istituisce proprio il sacramento dell'Eucaristia e istituisce anche il sacerdozio. Poi abbiamo Gesù nel Getsemani e la sua cattura, dove c'è un momento drammatico, dove viene estratta la spada e Gesù ferma subito l'inizio della violenza, perché probabilmente se Gesù avesse accettato questa violenza sarebbero scattate anche le violenze delle guardie che erano venuti per arrestarlo. Ferma subito questo perché non è questo il motivo e non è questo il momento di intervenire. E poi ci sono i due processi: il processo religioso, Gesù viene condannato perché ha detto di essere Dio, quando gli chiede tu sei il figlio di Dio, e non è figlio di Dio come magari pensiamo noi in maniera più leggera, figlio di Dio nel battesimo. Dire figlio di Dio vuol dire veramente Dio, è un'espressione che vuol dire Dio, tu sei Dio. E attualmente, secondo la legge antica, dire di essere Dio è una grande bestemmia che meritava la morte. Ecco perché il sommo sacerdote si straccia le vesti, perché ha bestemmiato il reo di morte. Però gli ebrei in quel periodo erano sotto la dominazione dei romani, quindi non potevano condannare a morte una persona. Allora lo portano da Pilato, e da Pilato naturalmente questa termine, questa accusa della bestemmia non valeva. Allora inventano un'altra accusa, che si è fatto re, ma di fronte a Pilato Gesù non risponde e Pilato sembra che cerchi di salvarlo. In realtà Pilato non era così molto buono, anzi Pilato 2 anni dopo verrà rimosso. Secondo alcuni calcoli Gesù è stato condannato
il 7 aprile dell'anno 30. Di lì a dopo 2 anni Pilato è stato rimosso perché era troppo violento. Però poi Pilato acconsente. E poi c'è il racconto della sua crocifissione. Notiamo che non si ferma molto Matteo sui particolari che forse vorremmo vedere noi, e quando magari poi guardando certi film metto in evidenza. Certamente la crocifissione era qualcosa di veramente terribile, doloroso, e che veniva riservato a coloro che si opponevano ai romani, quindi anche coloro che erano crocifissi con lui erano probabilmente dei rivoluzionari e non ladroni come diciamo noi. Poi c'è la morte dignitosa con la frase «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», che è un segno di abbandono, Gesù si sente abbandonato, ma è anche l'inizio di un salmo. E poi c'è la sepoltura e le donne che stanno a guardare. Ed ancora, poi c'è ancora quella diceria che a quel tempo di Matteo c'erano ancora, siamo nel 70 circa dopo Cristo, che i discepoli avevano rubato il corpo, poi hanno detto che era vivo. E allora Pilato fa mettere le guardie attraverso i capi del popolo. Quindi c'è un processo religioso, c'è un processo anche degli apostoli, che all'inizio tutti pensano di essere dei traditori. Uno di voi mi tradirà. Perché tutti si domandano, forse sono forse io, forse non aveva la coscienza a posto? È una domanda che Gesù fa anche a noi. Uno di voi mi tradirà. E poi c'è Giuda, che sembra che espiare tutti i peccati di tutti, ma anche esprime la grande libertà di tutti noi. E alla fine poi c'è anche questi grandi segni che indicano un segno apocalittico, dei segni della fine del mondo, la liberazione di tutti, del mondo, della natura, ma anche la liberazione anche di coloro che sono nella tomba e la salvezza. Gesù è veramente il Messia, l'inviato di Dio, e questa espressione è detto, costui è veramente il Cristo. Però c'è poi la risurrezione e noi aspettiamo questo, lo celebreremo poi domenica prossima. L'invito a noi è partecipare e essere partecipi di questa passione e morte di Gesù, anche nella sofferenza e dolore, che Gesù si mette accanto a ciascuno di noi, e per vivere poi anche il momento della gioia della risurrezione.